Insidiosa trasferta per la recanatese all'Angelini di Chieti, decisa a non mollare il quinto posto, che vuol dire piazzamento nei play-off. Ed il teatino Meco Monaco, salutato dagli sportivi di casa, crede nella possibilità di portare via l'intera posta. E l'intenzione si concretizza subito, dopo il fischio iniziale del signor De Girolamo. Neroverdi dormienti nel seguire la costruzione offensiva, che viene suggerita dall'ex Miani e finalizzata in spaccata da Murano, che eccita le energie vocali della sparuta rappresentanza recanatese, con l'allenatore Marino che non si meraviglia più di tanto per l'ennesima negligenza della sua squadra, che per niente sopraffatta dall'episodio iniziale, senza grossi patemi fa leva sul coraggio e sulla vitalità tecnica, mettendo in difficoltà gli avversari, che concedono a Varone uno spazio centrale per il tiro a rete verso la porta di Verdicchio, che respinge ma non riesce a chiudere lo spazio offensivo a Dos Santos, che sigla la rete del pareggio. La recanatese, priva di due uomini cardine come Camarrà e Angelilli, fatica a chiudere gli spazi circostanti alla zona della palla, pur affidandosi a prevedibili movimenti offensivi, non sempre supportati dalla lucidità. Al 43esimo, dopo varie pressioni, il Chieti guadagna un calcio di punizione con Fiore, che impatta sulla barriera. Con qualche secondo di anticipo si ritorna negli spogliatoi, dove i rispettivi allenatori non apportano cambiamenti. La ripresa vede ancora il Chieti pronto ad attaccare gli spazi utili per aggredire in profondità, come fa Massimo al 7esimo con un forte tiro di poco al lato. Le prime sostituzioni arrivano, dettate più da risentimenti muscolari che per strategie tattiche. Al 16esimo il neroverde De Rosa per Pietrantonio, al 20esimo il giallorosso Agostinelli per Muraro. Meco Monaco vorrebbe di più in fase di penetrazione, ma il solo ricorso al gioco di profondità non sortisce gli auspicabili effetti di supremazia che gli uomini di Marino registrano sotto il profilo tattico. Al 23esimo Massimo su punizione cerca la via risolutiva. Il pari comprometterebbe la conquista per i play-off, ma tale rimane il punteggio, che si concretizza dopo 3 minuti di recupero. Campionato ormai da archiviare per i teatini, mentre i recanatesi fino alla fine tenderanno le orecchie agli altri risultati per sperare ancora. Nota di sereno folklore sportivo dalla curva Ezio Volpi, che non abdica mai il ruolo di 12esimo in campo. Oramai si guarda al futuro. Contento o scontento? No, io non guardo al futuro, guardo che questi ragazzi oggi hanno fatto una grande partita, per come noi dobbiamo lavorare, per come vediamo noi il calcio. C'è da fare i complimenti alla nostra squadra, che oggi ha tenuto a testa una squadra forte, mettendola sotto sul piano della pressione, del gioco. Abbiamo sempre tenuto la partita in mano, però contro una squadra forte che quando ripartiva ti faceva vedere la qualità e la pericolosità soprattutto dei loro attaccanti. Ma la partita, penso che l'avete vista, l'abbiamo sempre fatta noi e abbiamo avuto questa doccia gelata che non è facile, nei primi minuti non abbiamo mai perso la testa. E veramente devo fare i complimenti ai ragazzi. Il futuro mi interessa fino a un certo punto, ma io vedo che il nostro lavoro veramente è stato premiato da questi ragazzi che oggi hanno veramente dato il cuore. Sì, ma rimpianti ci possono essere, però guardiamo anche che purtroppo non si può più sbagliare quando si parte male. Purtroppo ci sono delle squadre che hanno budget importanti davanti a noi, Fermana, non dimentichiamoci. Comunque tu hai una classifica deficitaria, dovevi sempre correre a mille, non è sempre possibile vincere in questo campionato. Penso che il cammino nostro è stato cambiato in totalmente e sul piano del gioco non ci mette sotto nessuno. Oggi devo fare complimenti alla squadra perché abbiamo cambiato due moduli che non abbiamo mai fatto e la squadra ha sempre giocato a calcio, non è una cosa semplice. È sempre un piacere tornare a giocare in questo stadio, un po' meno per il risultato, ma si deve accettare quello che è il verdetto del campo. Purtroppo il campo oggi ha detto questo, secondo me non potevamo fare di più. Avevamo tanti acciaccati anche oggi e abbiamo fatto quello che potevamo fare su un campo difficile. Dobbiamo accettarlo con grande serenità, perché sono convinto che domenica faremo una grande partita e possiamo ribaltare tutto. Vincere tutte le partite è quasi difficile, noi ce la mettiamo tutta, poi ripeto, non ci siamo solo noi, c'è anche un avversario in campo.
La Recanatese oggi è un'ottima squadra, veniva qui molto chiusa, compatta. Quel gol nei primi minuti ci ha tagliato un po' le gambe, però abbiamo fatto di tutto per riprenderla, abbiamo pareggiato. Poi le occasioni per farli, i gol ci sono stati, però è stato anche bravo l'altro portiere in intervento a fermare Fiore a tu per tu. E succede, peccato perché il pareggio non serviva a nessuna delle due squadre.